Signore e signori, benvenuti in questo nuovo video dello staff di Storia d'Italia. Benvenuti in questo nuovo episodio dedicato ai mezzi motorizzati e corazzati del Regio Esercito. Quest'oggi andremo a parlare dei semicingolati prodotti e messi in campo dall'Italia durante il Secondo Conflitto Mondiale. Partiamo dall'inizio del secondo conflitto mondiale. Negli anni 30 né il Regio Esercito né le case produttrici produssero mai o sperimentarono il concetto del semicingolato, che fu largamente utilizzato durante il secondo conflitto mondiale da tutti gli eserciti belligeranti, soprattutto dall'alleato tedesco e in seguito dal nemico statunitense. Questo veicolo multiruolo, infatti, poteva essere utilizzato come trasporto tattico, trattore d'artiglieria o trasporto truppe, si, diciamo, rilevò indispensabile durante le fasi iniziali della Seconda Guerra Mondiale, soprattutto in Polonia e in Francia. Il Regio Esercito emise numerose richieste per la sperimentazione di nuovi mezzi corazzati e motorizzati, ma non emise mai una richiesta di un semicingolato prima del Secondo Conflitto Mondiale. E l'industria, che spesso ci si rivolgeva in questo campo, quindi si aspettava che essa stessa fornisse al Regio Esercito di propria iniziativa nuovi veicoli, non si mostrò mai interessata a sperimentare in questo campo. Il Regio Esercito si, diciamo, interessò ufficialmente alla questione dei semicingolati solamente a partire dal 1941. Nel periodo tra il 41 e il 42, utilizzando come base di partenza alcuni autocarri, si iniziò a sperimentare sul campo dei semicingolati. Il primo di questi esperimenti utilizzò come base un autocarro Bianchi Mediolanum. Vorrei fare prima una precisazione. Questi prototipi furono sviluppati all'interno del CSEM, Centro Studi di Esperienze della Motorizzazione di Roma. Stiamo parlando di qualcosa d'ufficiale. Ma sul campo furono prodotte numerose versioni di autocarri dotati di cingoli alla sale posteriore per, diciamo, migliorare la loro prestazione sui, per esempio, terreni difficili del Nord Africa. Sono numerose le foto che si possono trovare online di autocarri sia della Fiat che, per esempio, i Dunk 35 dotati di cingoli alla sale posteriore. Ma quest'oggi parleremo dei prototipi ufficiali. Comunque, tornando a noi, successivamente al Bianchi fu sviluppato un ulteriore prototipo utilizzando un Alfa Romeo 800 Re, un autocarro unificato pesante prodotto a partire dal 1940 e presente su tutti i fronti che videro l'impiego di truppe italiane. Come abbiamo affermato prima, questo prototipo fu sviluppato e testato al Centro Studi di Esperienze della Motorizzazione e fu ufficialmente denominato CSEM 800 Re, proprio per questo motivo. L'unica modifica che subì questo veicolo fu l'adozione dei cingoli alla sale posteriore, una soluzione piuttosto spartana. Soprattutto se si confronta questo veicolo al semicingolato tedesco SD KFZ7, che era stato valutato nel 1941 sempre al CSM. Comunque, il nostro autocarro aveva una cabina metallica avanzata, con guida a destra e cassone in legno da 6,5 tonnellate di portata. Era equipaggiato con un motore diesel a 6 cilindri in linea che erogava una potenza pari a 108 cavalli. Il cambio era a 4 rapporti. Vi erano anche delle barre di protezione davanti al radiatore. Comunque, dopo aver testato il veicolo italico, fu deciso di sviluppare un modello simile al veicolo tedesco e, come vedremo in seguito, fu affidato questo compito alla Fiat e alla Breda. L'Italia, durante il secondo conflitto mondiale, chiese più volte aiuto all'alleato tedesco, spesso ricevendo un secco no, ma alcune volte ricevendo, sotto ovviamente un laudo compenso, i progetti di molti dei suoi veicoli e mezzi corazzati. E questo fu il caso del SD KFZ7. Come abbiamo detto, fu valutato al CSEM. La commissione esaminatrice, dopo le intense valutazioni, era soddisfatta del veicolo. Una piccola nota curiosa: non furono solamente gli italiani ad interessarsi all'SD KFZ7, ma anche gli inglesi, che, diciamo, sperimentarono anche loro sul campo dei semicingolati, producendo a loro volta una versione migliorata di questo veicolo prodotta dalla Morris, partendo da un esemplare catturato. Tornando a noi,
giravano gli interessi della Krauss Maffei, l'azienda che, diciamo, deteneva la licenza di produzione per il treno di rotolamento e dei cingoli. Fu lieta questa azienda di vendere queste licenze alla Fiat e alla Breda. Le due aziende allora svilupparono entrambe una propria versione del mezzo. La Fiat produsse il Fiat 727. Si tratta anch'esso di un trattore per il treno meccanico dell'artiglieria, molto simile al modello tedesco, molto più leggero rispetto ad esso e anche alla controparte della Breda, con una portata di 1500 kg e capace di traino al gancio di 6000 kg. Quindi stiamo parlando per il traino di un pezzo d'artiglieria di medio calibro. Il treno di rotolamento, derivato dal semicingolato tedesco, è costituito da 7 ruote parzialmente sovrapposte, di cui 4 singole e 3 doppie, più la rotomotrice anteriore. Invece dell'originale HL6264 della Maybach, il 727 montava motore a benzina Fiat a 6 cilindri da 4170 cm3 con carburatore Solex, che sviluppava una potenza complessiva di 100 cavalli. Nella cabina, completamente aperta ma munita di telone, prendevano posto il conduttore a destra ed il capopezzo a sinistra. Nel vano equipaggio, anche questo aperto, 6 serventi sono disposti su due file affrontate di 3 sedili. Posteriormente, un cassone permette lo stivaggio dei proiettili del pezzo trainato. Il Fiat 727 sarebbe dovuto entrare in servizio nel 1944, ma l'armistizio ne limitò la produzione ad una piccola preserie di 6 o 8 esemplari. L'unico dato che non sappiamo è quanti veicoli della Fiat richiese il Regio Esercito. Per quanto riguarda invece il modello della Breda, abbiamo questo dato. Prima dell'armistizio, dei 500 Breda 61 ordinati, ne furono consegnati solamente 36. Questi mezzi vennero assegnati al gruppo contraereo della 131esima divisione corazzata Centauro, per il traino dei cannoni contraerei Flak 88. Comunque, dopo l'armistizio, tali veicoli furono, diciamo, requisiti dai tedeschi e commissionarono la produzione di altri 300 esemplari nelle zone occupate dell'Italia settentrionale. Ci sono varie differenze che contraddistinguono il Breda 61 dal modello della Fiat. Il primo è la capacità di traino. Infatti, mentre il modello della Fiat poteva trainare massimo 6 tonnellate, il modello della Breda ne poteva trainare 8. Il treno di rotolamento è pressoché identico al modello della Fiat. Cambia solo il motore, che era un motore a benzina Breda T14 a 6 cilindri con carburatore Solex, che azionava, oltre alla ruota motrice, un varicello posteriore da 3,5 tonnellate. La cabina, come il modello della Fiat, era completamente aperta, ma aveva l'equipaggio disposto su 3 file di sedili per un totale di 12 posti, compreso il conducente, il quale siede alla destra a differenza dell'originale tedesco. Sugli schienali dei sedili, apposite rastelliere permettono il fissaggio delle armi personali dell'equipaggio, mentre posteriormente un'ampia cofonatura permette lo stivaggio dei proiettili del pezzo trainato. In totale ne furono prodotti 235 esemplari e furono utilizzati principalmente dai tedeschi durante la campagna d'Italia. Prima di lasciarvi vorrei scusarmi per la mia assenza, vi prometto che sarò molto più presente sul canale attivo. Poi vi ricordo di fare anche la vostra, cioè di lasciare un like, iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e di commentare facendomi sapere la vostra. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!